Conservare una delle due torri Hammond sarebbe stato un progetto affascinante, ma economicamente non sostenibile. Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale commenta così il dibattito nato in città in questi giorni per la demolizione dei due grandi manufatti industriali. Solo una delle due torri di Via Tireste oggi si sarebbe potuta salvare dalla demolizione, ma fra acquisto dell'area, bonifica e restauro sarebbe stato necessario un investimento superiore ai 20 milioni di euro, quasi 30. Salvo poi nell'area però non poter portare avanti nessuno dei progetti teorizzati durante il dibattito pubblico di queste ore. Il tema delle torri è un tema assolutamente ricorrente a Ravenna e proprio per questo immediatamente appena ho ricevuto la comunicazione da parte della proprietà dell'area ne abbiamo dato immediatamente notizia pubblica. È un tema peraltro anche abbastanza divisivo, non so se chi ha seguito i commenti sui social ma anche le discussioni, ci sono opinioni molto diverse che sono tutte assolutamente legittime. Io fra chi se ne dispiace e chi dice che è una cosa positiva mi sento più vicino alle posizioni di chi se ne dispiace in questa circostanza, perché è chiaro che è un segno territoriale che è entrato ormai nell'identità dei ravennati. È evidente che ci sono dei dati oggettivi, le torri sono veramente molto ammalorate, il sindaco Mercatali ha riportato le analisi che furono fatte ormai quasi 30 anni fa e purtroppo la situazione è peggiorata da allora. L'area è un'area altamente inquinata, siamo a fianco a depositi petroliferi e il costo di una loro rigenerazione non a fine di un utilizzo è veramente esorbitante, perché ci sono tanti esempi di riutilizzo che però lì non sarebbero possibili per le questioni ambientali collegate a quell'area e quindi io temo che chi come me è fortemente dispiaciuto per questa perdita, purtroppo è una perdita che al netto che non intervengano altre forme di tutela dal punto di vista architettonico è una cosa purtroppo difficilmente evitabile, al di là che avvenisse oggi legato a questo progetto PNRR molto innovativo o che avvenisse in un altro momento. Però ripeto, ho profondo rispetto per il dibattito che si è aperto, se ci sono delle evidenze le verificheremo, però credo che il dovere del sindaco fosse in primis quello di rendere edotta la cittadinanza di quello che stava avvenendo non appena ovviamente ce n'è stata data comunicazione formale.